Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi un nuovo video unboxing makeup. Vi farò vedere appunto i prodotti tantissimi che ho acquistato ultimamente che non vi ho fatto ancora vedere. Prima però di iniziare a lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come Red Eric. Iniziamo! Primo prodotto che però vi voglio far vedere prima di iniziare completamente il video, diciamo è un prodotto a sé, è un prodotto beauty perché è bellissimo, vi faccio vedere di cosa sto parlando. Roy, vieni qua. Sto parlando di questo bellissimo cagnolino qui, eccolo, è un cucciolotto, ha circa 40 giorni e vuole giocare sempre. Si chiama Roy, è un border collie, ce l'abbiamo dal 4 di maggio. Quanto è bello, ovviamente ho fatto un vlog dedicato che vi lascio qui su per andarlo a vedere, quindi andatelo a recuperare per sapere tutte quante le informazioni lì. Ora lo lascio giocare liberamente, così facciamo il nostro unboxing haul. Il prodotto più bello, aiuto, è un giocherellone. Ho fatto diversi ordini appunto in realtà nelle ultime 2-3 settimane e ho aspettato che mi arrivassero tutti quanti i prodotti per farvi poi una full face con tutti quanti i prodotti, però questo appunto è in video haul, quindi fatemi sapere giù nei commenti che prodotti volete che vi faccia nel prossimo video, quindi con provo nuovi prodotti, provo novità, fatemi sapere quali di questi prodotti che vi faccio vedere in questo haul volete appunto che provi. Credo sia stata chiara, ho ripetuto più volte le stesse cose, però almeno l'importante è che ci siamo capiti. Ho fatto diversi ordini per quanto riguarda Sephora, Look Fantastic, Feel Unique, Kiko, insomma chi più ne ha più ne metta, e ho fatto anche non solo un ordine di ciascun rivenditore, ma anche più ordini. Ad esempio da Sephora sono andata sia fisicamente che ho ordinato online due pacchetti, uno di questi pacchetti Bartolini me l'ha perso, quindi ho riordinato le stesse cose ma da Feel Unique, ovvero è un sito dove si trovano anche diversi prodotti internazionali che su siti ad esempio come Sephora Italia, Look Fantastic, Douglas non si trovano, e infatti più tardi vedremo qualcosina. Questi prodotti non li volevo utilizzare fino appunto a farveli vedere nel video haul e poi provarli come prime impressioni, però non ce l'ho fatta per alcuni prodotti perché ho dovuto rifare l'ordine appunto perché Bartolini mi ha perso il pacco, ho aspettato altri, ho rifatto altri ordini, quindi nel frattempo li ho provati però una sola volta con voi insieme su TikTok, quindi se volete andate su TikTok a recuperare i video se siete interessati ad alcuni prodotti di questi che ho già appunto utilizzato e testato con voi su TikTok. Detto questo però vi faccio vedere tutti quanti tutte le novità e i nuovi prodotti da me acquistati. Primo prodotto è, si parla di skincare, si parla di questo brand che è Imim. Se ve lo ricordate ci ho fatto anche diversi video, la morning routine a Vienna che vi lascio qui, vi ho fatto vedere appunto quello che ho utilizzato io, l'ho portato in viaggio, e questo è un nuovo kit per il viso composto da un siero e una crema viso. Cosa cambia rispetto a quello che avevo io? Io ho già la crema viso, il siero contorno occhi e la crema contorno occhi. Questo kit invece è composto da un siero viso, quindi aggiunto in gamma, e una crema viso, un'altra crema viso, che però rispetto alla linea classica contengono bava di lumaca, quindi è una novità. Non vedo l'ora di provarli insieme, mi sono super trovata bene e li vedete qui dietro i pack, quelli neri. Andiamo a vedere, la crema viso è praticamente identica al pack normale della crema viso. Vi faccio ad esempio vedere la differenza, questa è quella normale mia, questa è quella nuova. Quella normale l'ho quasi finita perché mi piace tantissimo, cioè guardate quanto sta, e poi sono anche belle da portare in viaggio. Questa invece è quella nuova, che devo ancora aprire per la prima volta appunto, e tada! Infatti è strana, ha una consistenza diversa da quell'altra, e quindi c'è crema viso e c'è anche il siero. Per quanto riguarda questi prodotti si trovano facilmente su Amazon, vi lascio ovviamente tutti quanti i link giù in descrizione dei vari prodotti. Questo è il siero viso, prima avevamo il siero contorno occhi, anche questo all'interno ha bava di lumaca. Questo kit, come tutti gli altri prodotti Imim, si trovano su Amazon, vi lascio il link ovviamente giù in descrizione, e c'è anche un 20% di sconto con il codice che vi lascio qui e anche giù in descrizione da inserire proprio al checkout su Amazon, così avete il 20% di sconto. Insomma, io li utilizzo quotidianamente e mi ci trovo benissimo. Ho deciso che alla fine vi lascio il pacco più succulento
cioè quello con i prodotti che mi piacciono e mi interessano di più e si trovano meno in commercio, però su quel sito si trovano. Andiamo avanti, poi scoprirete tutto. Allora, andiamo avanti con un haul da Kiko, l'unboxing di Kiko. Allora, abbiamo diversi prodottini, anche qui sono passata più volte. La prima volta sono passata per vedere appunto se stava il lip gloss numero 5, non c'era, e ho preso queste due matitine di Kiko. Sono della linea Smart, costano pochissimo, una è la colorazione 31, l'altra è la colorazione 33, una più scura e una più calda, sono abbastanza neutro fredde. Ed ecco qui, abbiamo la 31 e la 33, volevo anche la 36 ma non era disponibile in negozio, queste due mi avevano colpito di più, non erano né troppo calde né troppo fredde e le volevo di queste colorazioni così. Andiamo avanti e abbiamo della nuova linea sempre di Kiko, la collezione Beauty Roar, questo bronzer in crema, il 2 in 1 cushion bronzer e contour, che mi ha praticamente rapito il cuore vedendolo, perché era praticamente identico a quello di Charlotte, e dato che non ce l'ho, almeno non ce l'avevo, ho deciso di prenderlo. Ci sono solo in due colorazioni purtroppo, io ho preso la seconda e sono chiarissima, la 01 secondo me è troppo chiara, cioè svanisce su di me, figuriamoci su pelle più scura, e questo qui, come potete vedere, l'ho già utilizzato perché ci ho fatto il TikTok. Non ho voluto aspettare, quindi l'ho provato insieme a voi su TikTok. Per quanto riguarda le diverse collezioni, Kiko non è molto inclusivo, sia per pelle chiara, sia per pelle scura. Questa volta è stato più inclusivo per pelle super chiara, ma non per pelle scura. Andiamo avanti. Non so se è una limited edition o comunque edizione speciale. Il 3D Hydra Lip Gloss, che sono i famosissimi lip gloss di Kiko, super virali, e ho preso questo qui che è non so appunto se è una limited edition, comunque è un pack differente perché è una nuova colorazione, la colorazione numero 41. Anche questo qui l'ho provato insieme a voi su TikTok, sia con matita che senza, e mi piace tantissimo, spoiler, però anche questo l'ho provato una sola volta. Fatemi sapere appunto quali prodotti volete che proviamo insieme qui su YouTube, magari anche per uno stress test durante tutta la giornata, eccetera. E anche per Kiko abbiamo terminato. Passiamo a Look Fantastic. In realtà vi faccio vedere questo primo prodotto, non so se l'ho preso da Look Fantastic o da Douglas, ma non l'ho fatto mai vedere qui su YouTube, l'ho preso un mesetto e mezzo fa, e parlo di questa matita di MAC che è la colorazione Cork. Allora, ve la swatcho qui a fianco a quelli di Kiko per farvi capire. Anche questa è fredda, è quella più da questa parte, più tendente al marroncino rispetto a quelle di Kiko. Mi piace tantissimo e avevo anche la matita strip down, per questo ho voluto prendere questa famosissima in colorazione Cork. Dato che mi stava terminando il mio correttore per fare la color correction, ho voluto prendere questo che è di NARS, famosissimo, tutti quanti ne parlano bene, è il Soft Matte Complete Concealer Anti Cancer Corrector, insomma vi lascio il nome sovrimpresso. Questa è la colorazione Light 2 Vanilla. Prima di prenderle online, dato che costano comunque abbastanza e dato che mi trovavo a Bari, sono passata da Sephora e prima di fare l'ordine sono andata a controllare fisicamente il colore giusto quale fosse. Stava questo qui, il Light 2 Vanilla, e quindi ho pensato di prendere questo, sembrava quello più adatto a me. Come potete vedere è leggermente utilizzato perché l'ho voluto provare in live, perché non vedevo l'ora di provarlo e questo è stato uno dei primi prodotti che mi è arrivato, però sicuramente lo proveremo qui su YouTube e spero mi piaccia, e speriamo anche la colorazione, perché non me lo ricordo sinceramente, l'avevo provato molto di fretta, quindi lo proveremo insieme. Altro e ultimo prodotto da Look Fantastic, si parla sempre di NARS, questa volta è questo correttore, si parla sempre di un correttore, ed è il Radiant Creamy Concealer. Questa è la colorazione Light 1.25 affogato, è una di quelle colorazioni che da Sephora non si trovava online, neanche in negozio, e ero indecisa tra quella prima di questa oppure Vanilla. Vanilla era troppo scuro, quella prima se non erro era Oslo, forse era un po' troppo chiara, invece questo qui ha un sottotono leggermente rosato. Anche questo lo vedete leggermente utilizzato perché l'ho provato
provato una volta sempre nella live di TikTok, quindi se non mi seguite su TikTok, seguitemi perché faccio diverse live mentre mi trucco, quasi, non dico tutti i giorni, però diverse volte alla settimana. E con Look Fantastic abbiamo terminato. Sì, sono nella bustina di Sephora perché non trovavo più il pacco di Look Fantastic. Prima di passare agli ultimi due siti sui quali ho fatto l'ordine, o gli ordini online, vi faccio vedere velocemente dei prodotti che non vi ho fatto vedere né qui su YouTube, però sì, su TikTok sì, ma non tutti. Quindi novità ultime del periodo abbiamo. Prima andiamo con questa di L'Oreal, colorazione 640. Io ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video, provo novità che vi lascio qui, nella colorazione rossa. Invece questa qui è un bel nude rosato, malva, che mi piace tantissimo. Altro prodotto che però vi ho fatto vedere nel video del mio compleanno del vlog, che vi lascio qui, quindi se volete andate a vedere qui tutti quanti i regali. Ho fatto anche un video dedicato ai regali, anche quello ve lo lascio qui su. Si tratta di questo rossettino di Diego Dalla Palma, il Refill. L'ho utilizzato tantissimo, è diventato il mio preferito. Questa è la colorazione Chai Tea. È un rosato super super cremoso, non va in giro, vi idrata le labbra, mi piace tantissimo ed è appunto la nuova linea. Andiamo avanti con altri due prodotti, sempre nuovi e sempre per le labbra, di Nabla. Sono i Beyond Jelly, io l'ho preso nelle due colorazioni, questi qui vi ho fatto il video su TikTok, due video dedicati. Io l'ho preso nella colorazione Dea e Nocturne, o Nocturna, come lo volete chiamare, chiamatelo. Vi faccio vedere ad esempio la differenza con un rossetto normale, cioè guardate l'altezza. I Beyond Jelly hanno 3,2 grammi all'interno, invece ad esempio questo di Diego Dalla Palma hanno 3,5, quindi addirittura di più questo di Diego Dalla Palma che questo di Nabla. Però è il pack così ingombrante, lussuoso. Questi qui sono leggermente sheer, anche se non si riesce a capire dal pack, però questo qui è tendente a un malva rosato, non li ho voluti prendere troppo marroncini. E il secondo, che appunto è Nocturna, è questo qui sul viola, che sembra scurissimo ma sulle labbra è super 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 bello. Anche questi qui li potete vedere su TikTok. Passiamo a Sephora. Allora, da Sephora sono andata due volte fisicamente, più ho fatto due ordini online di cui uno perso e poi ho ordinato dall'altro sito, quindi andiamo a vedere appunto ciò che sta all'interno della scatola. Voglio dire che da Look Fantastic nessun campioncino, non lo so, vabbè, da Kiko non danno campioncini, da Sephora nell'ordine online mi hanno dato questi campioncini che ora vi faccio vedere, invece fisicamente niente la prima volta, invece fisicamente la seconda volta mi hanno dato qualcosina. Prima vi faccio vedere i campioncini velocemente. In totale abbiamo Narciso e Narciso in queste due versioni, poi abbiamo questo qui che è Coco Chanel, poi abbiamo questa crema di Biotherm e poi abbiamo un'altra crema di Fresh. Questi campioncini sono molto utili nei viaggi, io ce li ho tutti quanti da parte e quando devo fare un viaggio preferisco portarmi soprattutto di creme i campioncini, perché di make up non ho campioncini. Ah, ultimo campioncino che non avevo visto, questo qui di Lancôme, La Vie est Belle. Allora, per il mio compleanno avevo una crema a mani da ritirare ed è questa qui al cocco, ha un odore buonissimo, carina, niente da dire, una crema a mani semplice, che però ho praticamente regalato al mio ragazzo perché soffre tantissimo il freddo alle mani soprattutto e quindi questa l'aiuta molto. Troviamo prima di tutto questo che è il gel sopracciglia di Sephora, che è la nuova uscita. Mi ha incuriosito soprattutto lo scovolino, perché sembra che faccia cioè mi ispira molto questo scovolino, non so come dire, e quindi l'ho già provato un paio di volte, però lo proveremo insieme e vedremo insieme l'effetto in totale. Questo è il Shape and Set Clear Brow Gel. Io non ricordo se fa l'effetto laminazione, lo vedremo sempre insieme in azione. Però andiamo avanti, anche questa l'avevo vista dal vivo dei video, però dal vivo mi sono accorta che è una colorazione che non ho, e come ho detto è una matita di Make Up For Ever. Io ho già quella nella colorazione 606, questa è la 506 ed è un marrone super super freddo. Ve la metto in comparazione anche qui
con queste altre e quella più esterna da questa parte. Questa è la colorazione Endless Cacao. Sinceramente con la 606 non mi ha fatto impazzire, cioè costa tanto rispetto alle solite matite, no? Che possiamo trovare ovunque. Quindi su questa non dico che siano le migliori matite del mondo, non dico neanche che sono le peggiori, sono un po' indifferenti. La cosa bella di queste matite sono le colorazioni che sono particolari, che non si trovano ovunque, anzi da nessuna parte. L'ordine che non mi ha perso Bartolini, che mi è arrivato, aveva all'interno un solo prodotto e si parla di questo fondotinta di NARS. Lo so che ora è uscito il nuovo fondotinta, quello in soft matte, però io ho una pelle tendenzialmente secca, tutti quanti parlavano bene di questo fondotinta e l'ho voluto prendere. Questo è Light Reflecting Foundation, la colorazione è Light 1 Oslo. Anche questo l'ho provato una sola volta, sempre in live su TikTok. Il pack è super super bello, stupendo, lussuoso, mi piace tantissimo. E se non l'ho detto, ho preso tutti quanti questi prodotti in offerta, perché c'era il 20% di sconto, ho utilizzato il codice di Giulia Mapelli, che è Giulia20, con una spesa superiore ai 49 euro. Bello, non mi ricordo l'effetto, lo proveremo anche questo qui insieme. La colorazione anche questa qui l'avevo vista fisicamente da Sephora e ho deciso di prendere Oslo perché non volevo sbagliare una colorazione di un fondotinta che costa 50 euro circa. Quindi andiamo avanti con questo prodotto qui che ho preso fisicamente, e si tratta di blush di Rare Beauty. Questa è un'altra colorazione, io ce l'ho già nella colorazione Grace, l'ho voluto prendere nella colorazione Bliss. In realtà volevo prendere la colorazione Happy, che è un rosa acceso, quasi fucsia. Invece questo qui è un rosa molto molto delicato, dato che ho Grace, che è più un fucsia con un po' di viola, ho voluto prendere questo qui così magari sia posso avere separatamente due effetti, sia mischiandole posso avere un happy, praticamente la colorazione happy, un fucsia un po' più attenuato. Ultimo prodotto da Sephora che non mi hanno perso, che ho preso anche questo qui fisicamente la seconda volta, è questo stick di Milk. L'ho preso perché è comodissimo per i viaggi, a parte che appunto sono gli stick per i contour e non per il bronzer, a me piace più fare contour che bronzing. Questo è lo Sculpt Stick, è mini, quindi perfetto appunto per i viaggi. Questa è la colorazione Toasted, non l'ho ancora provato, quindi lo proveremo assolutamente insieme perché non vedo l'ora. È proprio mini, quindi perfetto per i viaggi, come ho già detto 10.000 volte, e all'interno ha anche la parte questa qui per non rovinare il prodotto. Io per fare l'unboxing su TikTok per sbaglio ho girato questa manopolina e si è andato un po' a spalmare in questa parte di plastica che sta su. Comunque la colorazione sembra molto molto carina, chissà se si sfuma bene, se dura eccetera, quindi lo proveremo insieme. Abbiamo finito anche con questo pacchettino di Sephora e passiamo all'ultimo sito. In realtà volevo già fare l'ordine inizialmente da questo sito e non il secondo ordine da Sephora, però non erano disponibili i prodotti, le colorazioni che volevo io, e quindi ho detto vabbè, vado da Sephora, perché su questo sito anzi ho risparmiato pure. Il sito in questione è Feel Unique, è un sito inglese che però ha pure la parte europea, quindi non pagate nessuna dogana, vi arrivano i prodotti in 8 giorni lavorativi massimo, una cosa del genere. Però a me sono arrivati in una settimana, quindi perfetto. Qui ho fatto due ordini sì, da Feel Unique. Uno per recuperare i prodotti che mi ha perso appunto Bartolini da Sephora, perché qui erano tornati disponibili su Feel Unique, risparmiavo e quindi ho deciso di prenderli qui. E due perché volevo prendere un prodotto. Anzi, iniziamo proprio da quello. Vi faccio vedere questo che ho voluto prendere dopo aver preso il prodotto quello di Kiko. Questo è il Contour Wand di Charlotte Tilbury. Questa è la colorazione Medium Deep. Qui ero indecisa dalle colorazioni, se è quella più chiara o questa qui più freddina, però vedevo stesa questa colorazione anche su Incarnati Chiari su YouTube e quindi mi sono decisa di prendere questa colorazione qui. Questo è nuovo e quindi se volete lo proviamo e facciamo la comparazione con quello di Kiko, magari si trova un dupe. Ho paura solo che sia troppo scuro, non lo so, vedremo insieme.
perché poi quello più chiaro mi sembrava un po' troppo aranciato, invece questo qui un po' più neutro rossastro, non lo so. Lo vedremo insieme. Ecco, prima però magari di iniziarvi a fare vedere i prodotti, come ho già iniziato, vi faccio vedere i campioncini. Allora, nel primo ordine ho deciso di prendere come campioncino questo qui perché ce l'ho disponibile, quindi tu selezionavi il Magic Serum di Charlotte Tilbury. Così, anche questo qui perfetto per i viaggi. E poi, come sempre campioncino di Charlotte Tilbury, il fondotinta Beautiful Skin Foundation, che non ho, volevo provare magari la texture, quindi se volete anche provare questo, scrivetemi giù nei commenti e lo proviamo. Qui la cosa bella di campioncini appunto che ci sono diverse colorazioni, che però non vedo la mia colorazione perché sono molto chiara e secondo me per me va bene la 1, però inizia dalla 2, vabbè, non fa niente. Secondo invece ordine che ho fatto, ho deciso altri due campioncini, in realtà non altri, nel senso che il primo campioncino è uguale al Beautiful Skin perché ho detto se mi piace magari è poco il campioncino all'interno, il prodotto all'interno, ho voluto prendere un altro di questo, di Charlotte. Poi ho voluto prendere questo campioncino qui, sempre per quanto riguarda prodotti base, è un correttore di Hourglass. Ci sono diverse colorazioni all'interno, eccole qui, queste quattro, e forse per me va bene la cream. Anche questi qua sono perfetti da portare in viaggio, magari vi tagliate solo la vostra sezione, se siete in viaggio per 2-3 giorni si chiudono facilmente e lo applicate, quindi è perfetta anche la quantità. Detto questo, passiamo ai veri prodotti, oltre a quello di Charlotte che ho fatto già vedere. Allora, partiamo da uno low cost assolutamente e parliamo di NYX. Questo è il Butter Gloss nella colorazione Eclair. Allora, ho preso questo gloss perché, guardate la colorazione, è un rosa baby e mi ha praticamente influenzata Yolanda Di Battista su TikTok. Una volta l'avevo indossato, io bellissimo, lo volevo assolutamente, ma non si trova da nessuna parte, l'ho trovato su Feel Unique e quindi l'ho preso lì. Ora andiamo avanti con Rare Beauty, infatti si trova anche Rare Beauty su Feel Unique, e andiamo avanti con lo stick. Allora, per prendere questo stick, non lo so, sembrava destino che non lo dovessi prendere. Inizialmente c'erano 5 colorazioni tutte quante sul caldo, poi sono uscite altre 4 circa colorazioni su colorazioni neutro fredde e ho preso quella più neutro fredda che c'era in gamma ed è la colorazione Brit Side. Questo l'avevo preso nell'ordine di Sephora, il secondo ordine, che però il corriere appunto mi ha perso, e sembrava appunto destino che non lo dovessi prendere. Il pack è questo qui e l'ho già utilizzato una volta in live su TikTok. In realtà il pack è strano, nel senso che non si chiude facilmente e si apre facilmente, come potete vedere, cioè si perde facilmente il tappo. Quante volte ho detto facilmente? 20 miliardi di volte. Però come prima impressione è carino e voglio metterlo a confronto anche con lo stick di Milk. Questo qui è un po' più scomodo rispetto a quello di Milk da portare in viaggio ad esempio, per questo ho deciso di prendere anche quello di Milk. Andiamo avanti sempre con Rare Beauty, aiuto, e si tratta dell'ultima novità, ovvero il Soft Pinch Yule Tinted Pore. Ok, l'ho letto una parte francese, sì, Soft Pinch Tinted Lip Oil nella colorazione Hope. Allora, questo qui l'avevo preso nella colorazione Happy online da Sephora, invece poi nel pacco perso, ovviamente, ho deciso di prendere questa colorazione perché l'ho vista dal vivo e meno male che ho preso questa perché Happy è super super fucsia fluo, invece questa qui, questa no, e l'ho provata molto più naturale. Provata su TikTok, c'è un video dedicato, quindi andate a vedere lì, e ci ho fatto anche lo stress test perché me l'avete chiesto nei commenti in cui ve la mostravo come prima impressione. E andiamo avanti con prodotti che in Italia non si trovano da nessuna parte fisicamente, li potete ordinare sulla Feel Unique della sezione europea. Si tratta del brand Makeup by Mario. Qui ho voluto prendere il famosissimo non l'ultimo prodotto per le labbra che è uscito, ma quello
quello prima, ovvero non quella specie di gloss tipo quelli di quello di Inks che vi ho fatto vedere, ma ho voluto prendere questo che è il Monster Glow Plumping Lip Serum. L'ho preso nella colorazione Pink Glow ed è di questo rosa. Il pack è spettacolare, anche questo l'ho provato su TikTok. Allora, in realtà prime impressioni ve lo posso già dire, il colore pensavo fosse un po' più pieno, un po' più rosa, in realtà è molto molto naturale. È uno di quei prodotti che se girate non torna indietro, quindi fate attenzione quando girate, giratelo solo quando lo dovete utilizzare in pratica. Super super luminoso, l'unica cosa che dovete stare attenti alla quantità che ne applicate, perché se ne applicate tanto fai filamenti, lo vedete anche nel video TikTok. Poi l'ho riprovato senza metterne molto, ma giusto uno strato, e poi performa benissimo, vi idrata le labbra, non dà fastidio, bellissimo, super 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 glossato, e per questo l'ho voluto prendere, io amo i prodotti così. E andiamo avanti con l'ultimo prodotto, sempre di Make Up by Mario, e parliamo del Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. È questo qui, l'ho preso nella colorazione Light Medium, che non è un bronzer. Allora, questo qui dovrebbe essere un esaltatore di, per quanto riguarda il bronzer. Non riesco ad aprirlo, un attimo. Non l'ho ancora mai provato, il pack è leggermente cheap, però guardate che texture strana che ha. Non è in polvere assolutamente, è in crema, sì. E questo qui dovrebbe applicarsi prima appunto di mettere il bronzer. Non so se è prima del bronzer in polvere o anche prima addirittura del bronzer in crema, però insomma si può anche utilizzare, credo, non lo so, anche da solo. Mi ha incuriosito, non ho niente di questa tipologia e quindi perché non provarlo. Ho voluto provarlo anche perché appunto, come ho detto, avevo gli sconti. Qui dice per le tecniche esclusive di Mario e tips, quindi sono dei trucchetti che utilizza Mario appunto, e quindi sono curiosissima di andarlo a provare. Velocemente vi volevo far vedere l'ultima novità che ho preso un'oretta fa da acqua e sapone, e parlo di rossetti di L'Oreal, questa qui nella versione Intense Volume Matte colorazione 500 Freedom. È bellissima, spoiler, la sto indossando ora con una matita di Nabla numero 5 Lip Shaper come contorno, bellissimo, super 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 approvato. Detto questo, spero di avervi fatto vedere tutti i nuovi prodotti, novità, e spero di non avermi dimenticato niente. Fatemi sapere ovviamente quali sono i prodotti che volete che proviamo insieme qui su YouTube, e vi ricordo che molti prodotti li ho provati già su TikTok, quindi andate a recuperare sul mio profilo TikTok e mi trovate come Erika Notarangelo con due O finali. Ovviamente vi lascio tutti quanti i link in descrizione, sia dei miei profili social, della mia vetrina Amazon, così che potete trovare ad esempio le creme skincare di Imim, oppure anche dei prodotti che vi ho citato e vi ho mostrato in questo unboxing haul. Ho portato il mio cagnolino giù, quindi non andiamolo a disturbare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente aspetto i vostri commenti giù in descrizione, e vi ricordo che mi potete trovare anche su Instagram come Red Derrick. Baci!